Sembra che il Milan stia subendo tantissimi gol in più rispetto all'anno scorso, ma siamo sicuri che sia davvero così? Sulla carta sì. Abbiamo preso 8 gol in 7 partite. Siamo la squadra che ha subito più gol tra le prime 10 dopo l'Inter. E i tempi in cui ogni settimana facevamo un clean sheet sembrano lontani anni luce. Per alcuni è colpa dell'assenza di Kessié, che non è stato sostituito. Per altri il problema di concentrazione. Per altri ancora può essere la statura dei nostri difensori o l'assenza di grandi centrali. Insomma, ci sono tantissime idee sulla crisi difensiva di questo Milan. Ma siamo sicuri che davvero ci sia un problema così grande in difesa? Questo video potrebbe invecchiare malissimo, ma oggi secondo me non ha senso allarmarsi più di tanto. È vero, in teoria c'è una differenza enorme tra il numero di gol che stiamo subendo quest'anno e il numero di quelli che subivamo giusto qualche mese fa, ma secondo me bisogna guardare anche al di là dei numeri. L'anno scorso il Milan ha tenuto la porta inviolata in ben 9 delle ultime 11 partite. Tutti, io per primo, abbiamo iniziato a pensare che fare gol alla coppia Calulu-Tomori fosse difficilissimo. Ora però mi sto convincendo di un'altra cosa: all'epoca forse non avevamo prestato attenzione ai nostri avversari. È vero che per tutto il finale di stagione abbiamo tenuto la porta chiusa, ma l'abbiamo fatto quasi sempre contro squadre medio piccole. Tolti Napoli e Atalanta, quasi tutte le squadre contro cui abbiamo fatto porta inviolata appartenevano alla Serie B della classifica e alcuni avevano enormi problemi a segnare contro tutti, non solo contro di noi. Se prendiamo tutte le 11 partite della scorsa stagione, si vede abbastanza chiaramente che la nostra difesa ha fatto benissimo, anche perché ha affrontato attacchi così e così. L'Empoli era in forma prima di affrontarci, ma soltanto un miracolo di Maignan su un tiro di testa di Luperto evitò il loro gol. Il Cagliari l'anno scorso ha avuto il secondo peggior attacco del campionato. Il Bologna arrivava da 3 partite senza gol. Il Torino arrivava da 3 gol nelle precedenti 4 partite. Il Genoa era rimasto a secco in 3 delle 4 partite prima di quella contro di noi. La Fiorentina era abbastanza in palla, ma ancora una volta fu un miracolo di Maignan su un colpo di testa a tenere la porta inviolata. L'unica squadra arrivata tra le prime 7 che abbiamo affrontato in quel periodo è stata la Lazio, e Immobile ci ha segnato contro. Questo significa che anche in quel periodo in cui avevamo la difesa di ferro, non è vero che tutti i meriti fossero esclusivamente nostri. L'anno scorso, nel periodo d'oro, contro le squadre piccole non subivamo gol. Poteva però capitare che lo subissimo contro avversari migliori. Anzi, in generale, l'anno scorso nei vari big match abbiamo fatto bene, ma se guardiamo le sfide contro le prime 7, soltanto contro la Lazio all'andata e con la Juve e il Napoli al ritorno siamo riusciti a mantenere la porta inviolata. Abbiamo subito gol entrambe le volte dall'Inter, entrambe le volte dalla Roma e una volta dal Napoli. L'Atalanta, che l'anno scorso è arrivata ottava, ci ha rifilato 2 gol all'andata, e la Fiorentina, in un momento in cui Vlahovic era indemoniato, ce ne ha fatti 4. Ora non mi sto rimangiando tutto quello di buono che ho detto per mesi sulla nostra difesa e credo davvero che la coppia Tomori-Calulu sia eccellente. Ma se riguardo le cose adesso, mi sembra di poter dire che il Milan fosse straordinario a tenere la porta inviolata con le piccole, mentre ha avuto qualche difficoltà in più contro le grandi. Ora veniamo a quest'anno. In 7 partite abbiamo subito 8 gol. Soltanto 2 volte siamo riusciti a tenere la porta inviolata. Ma se guardiamo agli avversari, secondo me sta accadendo la stessa cosa che accadeva l'anno scorso. Non abbiamo subito gol contro il Bologna e il Sassuolo, rispettivamente all'11esimo e al 17esimo posto per i gol segnati, ma l'abbiamo subito da Inter, Udinese, Atalanta e Napoli, ossia 4 dei primi 5 attacchi del campionato. Ci sarebbe anche la Samp, ma lì eravamo in 10 contro 11. A oggi, secondo me, non si può parlare di un problema della difesa, o comunque non si può dire che è cambiato tutto rispetto all'anno scorso. Subivamo gol dalle grandi e non dalle piccole lo scorso anno, e più o meno sta accadendo lo stesso quest'anno. Non credo che il maggior numero di gol subiti sia causato più di tanto dall'addio di Kessié, e anzi ricordo che molte volte l'anno scorso davamo la colpa a lui se subivamo gol. Penso che per tutto l'anno, quando vinceremo, elogeremo Bennacer, mentre sosterremo che con lui e Tonali non facciamo abbastanza filtro, quando e se perderemo ancora. Non credo ci sia stata un'involuzione da parte di Calulu o di Tomori, e di certo non da parte di Maignan. Quest'anno abbiamo subito vari gol di testa, ma anche lo scorso anno, durante quel periodo difensivo d'oro, fu Mike a salvarci in almeno 2 occasioni contro Fiorentina e Empoli. Credo che al netto di qualche variazione nel nostro modo di giocare, che forse è più offensivo, a livello difensivo le cose siano più o meno in linea con lo scorso anno, o almeno finché la realtà non mi smentirà. In questo momento di pausa per le nazionali non posso essere contraddetto, e questo video è forse una paraculata, e solo alla ripresa del campionato scopriremo se il Milan tornerà a trovare la sua compattezza arretrata contro le piccole, visto che ci sarà l'Empoli. Con la Juve subiremo magari di nuovo un gol, ma le 6 partite successive per me ci diranno se il Milan sarà davvero peggiorato o no rispetto all'anno scorso. Dopo la Juve affronteremo Verona, Monza, Spezia, Cremonese, Fiorentina e Salernitana, quindi quasi tutte squadre da Serie B. Se in queste partite riusciremo a tenere la porta inviolata almeno 3 o 4 volte, allora credo che più o meno potremo rimetterci in pista come lo scorso anno. L'anno scorso abbiamo fatto 18 clean sheet, quest'anno siamo a 2. Non so se ne faremo altri 16, ma non potremo neanche affrontare big in eterno. Ah, forse sbaglio a considerare l'Udinese una big, ma attualmente lo è. Ha battuto l'Inter e la Roma, ha il miglior attacco del campionato insieme al Napoli e gioca in modo spaventoso. Al momento Milan-Udinese è stato un big match, e quindi averlo vinto 4-2 è da considerarsi un ottimo risultato. L'anno scorso alla 7ª giornata le prime 7 in classifica erano Napoli, Milan, Inter, Roma, Fiorentina e Juve. Alla fine, anche se con ordine diverso, quelle stesse squadre sono arrivate tra le prime 7. Se accadrà la stessa cosa quest'anno, in queste prime 7 giornate abbiamo già affrontato più della metà delle big del campionato, e quindi ci sta aver subito tutti questi gol. Chiudo anticipando una probabile obiezione che magari avrei ricevuto, o magari no, chi lo sa. Da come ho descritto le squadre che abbiamo affrontato l'anno scorso nella fase finale, sembra che abbia tolto tutti i meriti alla nostra difesa, e credo che uno potrebbe rispondere: beh, ma allora perché il Milan ha avuto la miglior difesa del campionato se queste squadre non segnavano a nessuno? Chiaramente la nostra difesa era migliore di quasi tutte le altre. Lo scudetto lo vinci
finisci con la miglior difesa nel lungo periodo e alla fine potresti anche limitarti a non subire gol contro tutte le squadre della Side B. Se subisco 0 gol contro tutte le squadre che vanno dall'undicesimo al ventesimo posto, ho fatto 20 clean sheet, quindi un numero gigantesco. Non credo che quest'anno ci arriveremo e mi auguro che inizieremo a subire meno gol anche negli scontri diretti. Però se hai una difesa forte e affronti una squadra scarsa o comunque con un attacco non fortissimo, credo sia più facile evitare di subire gol.